piove. E poi piove pure davanti. Una mattina c'era il palazzo del califfo. Il califfo era fuori, a vacanza. E quella mattina, all'interno del palazzo del califfo, entra un poveraccio, un disgraziato. E attraversa il giardino, le guardie lo vedono, ma non sanno cosa dire, non notano. E questo poveraccio, questo uomo entra nel palazzo, le guardie, beh, capendo che c'è qualcosa di strano, che nessuno fa nulla, quest'uomo attraverso tutte le stanze arriva nella sala del trono e si siede. Le guardie corrono ad avvisare il ciambellano. Il ciambellano arriva, tutto trafelato, vede questo uomo, questo poveraccio vestito sul trono, seduto sul trono, e cosa sta facendo qua? Lo sa lei dov'è? Lo sa di chi è questo posto? Lo sa che questo posto è il posto che è occupato dal nostro grande signore dei credenti, il nostro califfo? Lo so. E io sono al di sopra di lui. Ma lei lo sa chi è? Chi è il nostro signore dei credenti? Ma lei lo sa? Ma le guardie stavano per aggredirlo qua. No, fermate tutto. Allora, lei lo sa che al di sopra del nostro grande signore dei credenti, il nostro califfo, c'è solo il profeta Maometto? Sì? Lo so. E io sono al di sopra di lui. Le guardie gli hanno già piombato addosso. Il ciambellano ferma tutto e lei lo sa. Lo sa che al di sopra del nostro grande profeta ci sono io. Sì, io sono al di sopra di lui. Al di sopra di Dio non c'è niente.